Questo riconoscimento di cui la mia amministrazione comunale è fatta entusiasta promotrice vuole essere un segno tangibile di affetto per l'attenzione straordinaria che lei, Monsignor Gebran, ha riservato sin dal primo giorno alla nostra comunità, di gratitudine per lo speciale e concreto contributo a rendere la nostra città più apprezzata e più amata, di stima per il suo impegno di promotore dei diritti della persona, della solidarietà, della pace, di amicizia spirituale, per la devozione che ci unisce nel nome di Sant'Agazio, nostro illustre patrono. Aggiungere ora il suo nome alle personalità iscritte nel nostro albo annovera anche un altro amico illustre della nostra cittadina. Mi sia consentito ricordarlo, Sua Eccellenza Monsignor Antonio Cantisani, arcivescovo emerito della diocesi di Catanzaro Squillace. Questo arricchisce il nostro essere cittadini guardavallesi, perché da oggi la sua vita, la sua opera culturale e sociale, il suo alto profilo personale e istituzionale sono collegati anche a Guardavalle. Non possiamo non sentirci orgogliosamente parte del suo vasto bagaglio culturale che la rende per noi e per tutti noi preziosa risorsa di vera umanità. A conferma di quanto detto, adesso vi do lettura del curriculum di Monsignor Gebran. Allora, Monsignor Antoine Gebran, nato a Hasron, anche se sbaglio sono perdonato, in Libano, il 22 settembre del 1970, il suo paese ha dato i natali a figure di estrema importanza alla Chiesa Maronita, come tantissimi vescovi, patriarchi e il grande Giuseppe Simone Assemani, arcivescovo ed erudito bibliotecario di Santa Romana Chiesa. Nella zona di origine di Monsignor Gebran ebbe i natali il grande poeta libanese Khalil Gibran. Ha frequentato a Roma la Pontificia Università Lateranense, dove ha compiuto gli studi presso la Facoltà di Teologia. Il 24 gennaio del 2002 ha conseguito il dottorato in Scienze Ecclesiastiche Orientali presso il Pontificio Istituto Orientale di Roma. Ha ricoperto la carica di ufficiale del Pontificio Consiglio per la Famiglia in Vaticano e presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana. Dopo aver fatto parte della Commissione Patriarcale Liturgica Maronita, è stato designato da novembre 2006 per ricoprire l'incarico di responsabile legale economo del Pontificio Collegio Maronita e della Procura Generale del Patriarcato Maronita a Roma. Conosce perfettamente quattro lingue: italiano, inglese, francese, arabo, che ha usato per pubblicare diversi articoli sulla liturgia maronita. Nel 2006 si è fatto promotore per individuare e riunire i libanesi maroniti presenti sul territorio italiano, affinché in spirito di fede e fratellanza si potessero incontrare presso la chiesa di San Marun a Roma, in occasione delle festività e della consueta messa domenicale celebrata col rito Siro Maronita. È convinto fautore dell'insegnamento della lingua araba, necessaria per poter seguire la liturgia e per non disperdere gli usi e i costumi della terra natale. Per conseguire questo scopo, nel 2008 ha dato inizio nei locali del Pontificio Collegio Maronita, a cura di alcuni giovani sacerdoti maronita, ai corsi di insegnamento dell'arabo ad adulti e piccini. Nel 2009, per rendere più tangibili i legami che intercorrono tra l'Italia e il Libano, ha contribuito alla nascita dell'Associazione Culturale Italo-Libanese, con lo scopo di promuovere e incrementare le relazioni e i rapporti politici, culturali, economici e turistici tra Italia e Libano.
Il 24 marzo del 2010 viene elevato alla dignità di corepiscopo. Il 3 luglio del 2010 viene nominato procuratore generale del Patriarcato Maronita presso la Santa Sede e rettore della Chiesa di San Marun. Il 21 ottobre del 2010 consegue la nomina a rettore del Pontificio Collegio Maronita di Roma. Il 1 novembre del 2010 il Cardinale Agostino Vallini erige la Chiesa di San Marun a missione con cura di anime per la cura pastorale dei migranti, ascritti alla Chiesa Siro Antiochiena Maronita e nomina Monsignor Gebran cappellano dei migranti residenti nella diocesi di Roma. A motivo del suo impegno e della sua preoccupazione ed interessamento è sorta la seconda missione con cura d'anime maronita in territorio italiano a Milano nel novembre del 2014. Nel 2012, in occasione della visita di Sua Santità Benedetto XVI in Libano, diviene punto di riferimento per numerose testate giornalistiche che ne richiedono l'aiuto e cooperazione. È membro della Commissione Patriarcale Liturgica Maronita, Commissione Patriarcale per traduzione ufficiale in italiano dei testi liturgici maroniti. In attivo ha numerose esperienze di insegnamento e di gestione amministrativa, avendo in questi ultimi anni risollevato vertiginosamente la posizione patrimoniale del Pontificio Collegio Maronita. Questo è il curriculum, breve curriculum di nostro signor. Un applauso. Onoraria a Monsignor Antoine Gebran. L'anno 2016, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, ubicata nella sede comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della giunta comunale. Sono presenti i signori Ussia Giuseppe, sindaco, Caristo Giuseppe, assessore, Scoleri Antonio, assessore, Campagna Angelo Raffaele, assessore. Partecipano alla presente seduta il vice segretario comunale dottor Francesco Romano, presiede il sindaco Giuseppe Ussia, il quale, constatata la presenza del numero legale richiesto per la regolarità della seduta giuntale, dispone la trattazione del presente punto iscritto all'ordine del giorno. La giunta comunale, premesso che Monsignor Antoine Gebran, nato a Ornu in Libano, corepiscopo maronita e procuratore del patriarca maronita presso la Santa Sede, presiede da diversi anni i vespri e la Santa Messa solenne in onore del santo patrono di Guardavalle Santa Cazio Martire, che è comprovata la reciproca vicinanza affettiva tra Monsignor Antoine Gebran e la popolazione guardavallese, che l'amministrazione comunale, condividendo l'impegno per una cultura di pace e di solidarietà, facendosi portavoce del sentimento comune della cittadinanza, propone di conferire la cittadinanza onoraria a Monsignor Antoine Gebran, visto il decreto legislativo numero 267 del 2000. Lo statuto comunale, con voto unanimi favorevoli resi nelle forme di legge, delibera di concedere l'alto riconoscimento civico della cittadinanza onoraria a Monsignor Antoine Gebran, nato ad Ornu in Libano, corepiscopo maronita e procuratore del patriarca maronita presso la Santa Sede, per aver contribuito in maniera positiva a rendere noti i costumi, gli usi, le feste e la civiltà del paese al di fuori dei confini nazionali, perché ha stretto e mantenuto legami di amicizia con la popolazione, condividendo momenti lieti e tristi. In quanto corepiscopo della Chiesa Maronita a Roma, per l'impegno nell'affermare una cultura di pace e di solidarietà, in quanto libanese, in un tempo della storia grave e confuso, per il suo costante impegno di promozione dei diritti umani nei paesi in guerra nel Medio Oriente, e di libera di trasmettere quindi copia della presente al responsabile amministrativo per i soggetti successivi adempimenti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 18 agosto del 2000 numero 267.
Entriamo ora nel vivo della liturgia di conferimento di questa tirante onoraria con la consegna simbolica della delibera, ma anche della targa che legherà simbolicamente lei, consegnato Gebran, alla nostra città di Guardavalle. Allora, l'amministrazione comunale di Guardavalle conferisce a Monsignor Antoine Gebran la cittadinanza onoraria del comune di Guardavalle per aver favorito la comunicazione del buon nome della città al di là dei confini nazionali, per la vicinanza affettiva con la popolazione e la piena condivisione del patrimonio culturale locale, per lo zelo nell'affermazione di una cultura di pace e di solidarietà nel mondo, per l'instancabile promozione dei diritti dell'uomo in questo tempo della nostra storia grave e caliginoso. Grazie, Monsignore. Allora, buonasera a tutti. È molto bello vedervi dopo quasi un anno dallo scorso Sant'Agazio. Di solito non mi piace parlare a lungo e lo so stasera che mi odiate, perché devo parlare per 10 minuti, così mi hanno detto, allora devo parlare per 10 minuti. Allora, illustrimo signor nostro sindaco Giuseppe Ussia, reverendissimo Don Angelo, il parroco di Guardavalle, caro mio confratello Abuna Roger, padre Roger che è venuto da Roma, illustrissima signora Elisa Salerno, presidente del Consiglio Comunale di Guardavalle, illustrissimi signori assessori e consiglieri comunali di Guardavalle, distinte autorità militari, carissimi cittadini e cittadine di Guardavalle, specialmente quelli qui presenti. Grazie per questo incontro e questa occasione. Dire che mi sento onorato della cittadinanza onoraria di Guardavalle è poco, perché ne sono grandemente lusingato e veramente orgoglioso di questo bellissimo vostro dono. Ringrazio dal profondo del cuore tutti, il signor sindaco, la giunta comunale, i gruppi consigliari, l'intero consiglio e tutta la comunità cittadina e soprattutto l'amatissimo parroco Don Angelo. Quanto detto potrebbe apparire una cosa scontata, e in parte lo è, ma per me è ben di più, è scoprire che sono diventato e che rimarrò d'ora in poi uno di voi. Ma non vi nascondo che già dai primi istanti che ho passato in questo posto meraviglioso mi sentivo già in cuor mio uno di voi. Questo è quel che conta per me, sentirci uniti come fratelli. Voglio subito confermare in questa aula consigliare davanti a voi e alla cittadinanza tutta che la mia appartenenza a questa comunità non sarà un fatto episodico e che sarò sempre uno di voi. Confesso, come avrete capito, che Guardavalle è stato per me un amore da prima vista. Da quando alcuni anni fa giunsi per la prima volta per celebrare insieme a voi la festa del nostro patrono Sant'Agazio, martire. Infatti la cittadina, la natura che la circonda, l'atmosfera, la gente, tutto mi sembrò facilmente la nuova realtà che sarebbe entrata immediatamente nel mio animo,
ho da subito provato una forte avvicinanza affettiva con tutta la popolazione e man mano che lo scoprivo ho considerato una piena condivisione del patrimonio culturale e la vicinanza affettiva con la popolazione e la piena condivisione del patrimonio culturale locale e sociale di questa bellissima cittadina. Dopo ogni singola esperienza trascorsa con voi, con fierezza raccontato ovunque andassi, a Roma, in Vaticano, in Italia, in Libano e nel resto del mondo, quanto di bello ho potuto vivere qui, affinché chi mi ascoltava potesse attraverso le mie parole vivere gli stessi sentimenti di meraviglia e di umanità che ho provato io nello stare qui con voi a Guardavalle. Guardavalle, infatti, non è soltanto un'entità amministrativa, definitiva entro precisi limiti territoriali tra la terra e il cielo, dove vive e progredisce una popolazione piena di energie, fervida, laboriosa, vivace, come tutte le popolazioni calabresi, anche sul piano della cultura politica e dell'amore per la propria terra, ma è soprattutto la qualità umana dei guardavallesi che l'abitano e che la vivono quotidianamente e che la animano e che la rappresentano nella consapevolezza collettiva di un passato glorioso e di un valoroso avvenire. Questo è il mio primo discorso come concittadino onorario alla comunità di Guardavalle. Tale discorso vorrei fosse impostato nella scia di una bella e significativa riconoscenza che intendo esprimervi, ma il mio non è solo una formalità, è piuttosto la risposta ad un bisogno del cuore e del mio compito di cittadino come modesto contributo alla crescita della comunità. Il primo dovere, infatti, del cittadino è quello di sottolineare e riconoscere l'importanza e il ruolo delle istituzioni della vita della cittadina. Dobbiamo avere una visione positiva delle istituzioni, preposte come garanzia, segno di giustizia e solidarietà nei confronti dell'uomo. A queste caratteristiche, però, l'istituzione deve rispondere con un esercizio credibile del potere istituzionale. Le istituzioni sono buone in sé, ma chi le abita deve svolgere un esercizio credibile e impeccabile, con un particolare riferimento alle virtù civili, e dico civili e non cristiane, perché dovrebbero essere la base di qualsiasi società organizzata, a prescindere dal credo religioso. L'onestà, la competenza, la lealtà al rispetto della giustizia e della legge, la garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo, la carità e il disinteresse personale ed economico, questo è l'abito morale che ciascun politico dovrebbe indossare quotidianamente. Il secondo lato di una società organizzata nella collettività è composto dalla comunità, e mi riferisco alla persona come cittadino, individuo, destinatario dei diritti e di doveri, ma nel tema e nel contempo corresponsabile del buon andamento della comunità civile. Ciascuno di noi è chiamato sin dalla sua tenera età al recupero del valore della partecipazione sociale. Qualcuno potrà pensare che questo sia un argomento banale e scontato, ma con il dilagare dell'astensionismo elettorale di questi ultimi tempi dovremmo considerarlo come un'urgenza. Il deficit della partecipazione comunitaria alla vita civile e politica va colmato. In particolar modo bisogna prestare attenzione alle nuove generazioni, poiché nella maggior parte dei casi emerge che i giovani di oggi stiano lontani dalla politica e dall'impegno civile. In buona sostanza, non si tratta solo di un bene comune, ma di una passione per il bene comune che deve essere corale, formare un gioco di squadra sentendo profondamente il sentimento del sentirsi insieme, fare del bene insieme, lavorare insieme, organizzare un lavoro di rete e avendo sempre in mente che la passione per il bene comune non deve essere riservata a delle critiche ristrette. Nessuno vada escluso dalla vita civile. La partecipazione collettiva è il primo sintomo di una democrazia sana. Da ciò nasce la centralità della persona che deve impegnarsi a costruire una città di uomini per gli uomini, che sia la misura di ogni uomo.
mi sono permesso, nella mia umiltà di uomo e sacerdote, di preparare un decalogo, una piccola ricetta per poter creare e sviluppare una vita ottimale all'interno della società civile. Il primo, non stancarsi mai di lottare per la verità, un disagio che nasce dalla consapevolezza che la democrazia è fatta di parole precise, chiare, che dicano la verità. Dire la verità significa chiamare le cose con il loro nome. Gesù Cristo nel suo Vangelo ha detto: la verità vi renderà liberi. Dare il nome giusto alle cose è un atto rivoluzionario, diceva Rosa Luxemburg. Chiarezza e democrazia, oscurità e autoritarismo più o meno mascherato. 2. Essere coerenti con se stessi e adempiere il proprio dovere. Paolo Borsellino alla propria figlia, che non si volava recare da dare un esame universitario perché si riteneva impreparata, disse: l'importante non è il voto, ma rispettare il proprio dovere e portarlo fino in fondo. A volte può bastare questo fare il proprio dovere per diventare non necessariamente degli eroi, ma dei cittadini onesti e per bene, che è altrettanto importante. 3. Riconoscere la dignità della persona umana. La dignità è prioritariamente intesa come libertà fondamentale di poter disporre di se stessi e di poter formare il proprio destino. Pensiamo alle migliaia di profughi che oggi non possono disporre di se stessi. Una tragedia immane. Papa Francesco ha detto: la situazione drammatica dei profughi, segnata da paura, disagi e incertezze, è una triste realtà. I profughi ogni giorno fuggono dalla fame e dalla guerra alla ricerca di una vita dignitosa per sé e per le proprie famiglie. Riconoscere la dignità della persona umana e anche essere sensibile a queste catastrofi umanitarie. 4. Ritenersi responsabili del nostro prossimo e garanti del suo benessere. L'altruismo fa parte della nostra natura umana, ci caratterizza. Aiutare gli altri ci gratifica, perché ci visualizziamo al loro posto e ci farebbe piacere se qualcuno ci aiutasse. La natura umana è molto incline alla compassione e la proviamo per gli altri. Quindi, quando qualcuno ha bisogno di noi, l'umanità in noi si manifesta e aiutiamo gli altri e ci sentiamo appagati dopo l'esperienza del dare. 5. Promuovere l'alleanza tra scienza e sapienza interiore. Questa è una sfida impegnativa, ma anche un'avventura entusiasmante, che ciascuno deve proporre all'istituzione sociale e politica alla luce della sua missione, così descritta da Giovanni Paolo II: la continua indagine della verità mediante la ricerca, la conservazione e la comunicazione del sapere per il bene della società. 6. Offrire sempre una testimonianza esemplare di vita. Le idee senza fatti contano ben poco. Il primato della testimonianza, innanzitutto, ciò di cui abbiamo bisogno, specialmente in questi tempi, sono testimoni credibili, che con la vita, anche con la parola, rendano visibile il lato vero e buono dell'umanità intera, risveglino l'attrazione per la vita. La testimonianza che riceviamo e portiamo in noi ci consente di mantenere una rotta sicura nei tempi prosperi e di vincere il dubbio e il timore nei tempi avversi. Ognuno di noi deve sapere cos'è una testimonianza, come possiamo ottenerla e quali sono i nostri doveri una volta che l'abbiamo ricevuta. 7. Vivere l'impegno sociale e politico con senso di responsabilità. È insufficiente e riduttivo pensare che l'impegno sociale possa limitarsi ad una semplice trasformazione delle strutture, perché se alla base non vi è una cultura in grado di accogliere, giustificare e progettare le istanze che derivano nel senso di una umanità e dalla morale, le trasformazioni poggeranno sempre su fragili fondamenta.
ottavo e quasi sono finito, ho finito, coltivare una grande sensibilità per il bene comune. Insieme alla priorità della singola persona possiamo considerare l'esigenza del bene comune come il secondo pilastro fondamentale della vita umana e del vivere insieme. Nono, vincere l'illegalità con un supplemento di moralità. Si inizia tra i banchi di scuola a combattere l'illegalità. Quando si parla di legalità, spesso si fa riferimento solo alla lotta contro la criminalità organizzata, mentre bisogna partire dalla dispersione scolastica, dalla ricerca del guadagno facile in tempi di crisi, dal voler prevalere sui deboli, dalla volontà di imbrogliare il prossimo e di prevaricare su tutti. Decimo, preferire i poveri. L'uomo vale non per il suo prestigio, ma per il suo potere e per i suoi soldi, vale per se stesso, perché porta con sé l'identità della persona umana. Come ha detto Papa Francesco, non si tratta solo di fare assistenza sociale, tantomeno attività politica, si tratta di offrire la forza del Vangelo di Dio, che converte i cuori, risana le ferite, trasforma i rapporti umani e sociali secondo la logica dell'amore. Giorgio La Pira, come lo chiamiamo, il sindaco santo, esempio di impegno sociale e politico, disse: non è forse vero che la persona umana si radica nella città come l'albero nel suolo? Essa si radica negli elementi essenziali della città, e cioè nel tempo, nella casa, nell'officina, nella scuola, nell'ospedale. La crisi del tempo nostro può essere definita come sradicamento della persona dal contesto organico della città. Questa crisi non potrà essere risolta che mediante un radicamento nuovo, più profondo, più organico della persona nella città in cui essa è nata e nella cui la storia e tradizione essa organicamente inserita. A tutti si fa chiaro che in una città un posto deve esserci per tutti, un posto per pregare che è la chiesa, un posto per amare che è la casa, un posto per lavorare l'officina, un posto per pensare la scuola, un posto per guarire l'ospedale. In questo quadro cittadino, perciò, i problemi politici ed economici, sociali, tecnici, culturali e religiosi della nostra epoca prendono una impostazione elementare ed umana. Carissimi concittadini, alla luce di queste parole, vi esorto a diventare ancora di più solidali, ancora più aperti ed integranti, dando la giusta priorità all'economia, ma con sempre maggiore attenzione e rispetto alla persona umana, che è ben più di un soggetto economico e tantomeno un interesse folcloristico. Impegniamoci nello sviluppo della relazione interpersonale, nel sostegno al lavoro e alla creatività. Se tutti facciamo la nostra parte, sono tutti traguardi possibili. Carissimo signor sindaco, carissimo Don Angelo, signori consiglieri, mi auguro che questo atto così bello, commovente, che avete voluto riconoscermi, sia solo l'inizio di un nuovo periodo di crescita per tutti noi. Diamoci da fare, c'è tanto da fare. Il coraggio non ci manca e le idee neppure. Poter vivere sempre a guardavalle da cittadino è un privilegio che purtroppo non posso godere, ma vi assicuro che mi avrete ancora di più sempre presente nell'amicizia e nella fratellanza. Grazie ancora con tutto il cuore per avermi fatto vivere questa giornata, questi momenti bellissimi, diciamo anche della mia vita. La vita conduce davvero lungo sentieri imprevisti, a mete impreviste, a gioie inattese. Per questa grande gioia che oggi mi avete donato, vi rinnovo il mio grazie a tutti voi, perché tutti voi siete ormai la mia famiglia. E grazie.
E prima di finire vabbè, meno male. Prima di finire vorrei offrire al sindaco la medaglia ufficiale del patriarcato di Antiochia de Maronita, portata da me, da parte del nostro cardinale, il patriarca. Grazie. E rimani per il comune di Guardavalle. E quando il sindaco non vede le vostre domande, l'ho portato una cosa dal Libano proprio fatta a mano. Uno apre buste, può aprirle, che è fatta proprio con artigianali libanesi, non con l'ossa, che si fa nel sud del Libano, a Jizi, ma anche una più importante, una lente. Grazie per la vostra presenza, veramente mi sento proprio oggi di nuovo a casa tra di voi. Grazie. CD per non dimenticare di voi, ma ormai siete ormai tutti quanti nel mio cuore. Guarda, c'è anche la nostalgia riguardo a Mario. E vi faccio ricordare 2 anni fa, dopo la famosa processione bellissima di Sant'Agozio, vi ho detto in chiesa: parto da Guardavalle, ma lascio un pezzo del mio cuore qui, se vi ricordate. Infatti, un pezzo del mio cuore sempre qui. E grazie di tutti.